Attenzione, stiamo iniziando la cronoscalata verso il tonale e abbiamo davanti un preziosissimo Peugeot Expert che va nell'altra corsia. Ma cosa fa? Boh, ma cosa fa? Ma doveva fare le curve? Ciao fans, siamo a Bema, ormai una consuetudine, e stiamo partendo per andare a fare un pezzo di... Tonale? No, Trentino. Trentino? Il tonale lo devi far tutto. Ah, ok. Andiamo in Trentino, ma facciamo un giro... Vediamo da allora. Comunque, tutti quanti secchi, è normale? Gli hai messo la crema ammorbidente? No. Vedi, si seccano, devi mettergli la crema emolliente, come sulle mani. Comunque è bello, sembra tipo quando vai alle terme che c'è qualcosa che ti... Ah, per lo scarico? Sì, tipo sembra l'idromassaggio. Dai, andiamo, idromassaggio, che sono già le 9:50. Bene fans, all'alba delle 10, come al solito, partire presto qua è una cosa impossibile. Stiamo partendo da Bema, macchina di Luna. Abbandonata a se stessa. Dato che la discesa di Bema la conoscete a memoria, l'introduzione l'abbiamo già fatta, direi di teletrasportarci direttamente alla Prica, perché altrimenti qua oggi dobbiamo cambiare 28 miliardi di batterie e con tutti i chilometri che dobbiamo fare non ce la faremo mai. Teletrasporto! Move like the move like... Bene fans, con le magie del montaggio, sempre le stesse, siamo arrivati all'inizio della salita della Prica. È un Panigale. Guarda che coda. Speriamo di non beccare il pullman davanti come l'altra volta. Occhio. Ecco, magari questa poteva anche evitarsela, ad esempio in curva, così. Ma poi, ma tutto bene. Cioè, boh. Ma che problemi hanno, boh. Aspettavo 200 metri, c'era il rettilineo, lo faceva il rettilineo. Doveva superare in curva senza visibilità. Chi è? Ecco, camper. Pullman e camper. Della serie prendiamo le strette, le curve. Porca... Sempre cose belle. Questo che taglia la curva come se non ci fosse un domani. Sì, ma si vuole fermare a fare il tornante questa? Io non riesco a superarla sta qua. È gigantesca, è pieno di curve, continua a venire giù gente, io non c'è. Cioè, ha superato quello con lo scooter. Io, se permetti, voglio vivere. Sono qua dietro di te, muoviti! Ma dimmelo che hai superato, ma perché devi far così? Ma mica io ti... Cioè, mi fai... Ma... Quando mi hai detto che c'era il rettilineo, ho visto che c'era il rettilineo, ho superato. Ah, ma guarda che era Giorgio, Ma va? Eh sì che era Giorgio. Ma cosa sta facendo? Va ancora Bema? Boh, me l'ha chiesto se eravamo là. Giorgio è un fans che abbiamo beccato 2 settimane fa, settimana scorsa. Settimana scorsa? Settimana scorsa qua alla Prica, e mentre noi salivamo da un lato, lui... saliva dall'altro, ci siamo beccati in cima e lui stava andando a Bema a mangiare. Flashback. Guarda un Super Duke. Ah sì, Super Duke GT. Ma ci ha mandato a fanculo. Ci ha mandato a fanculo. End of flashback. Si vede che si è trovato talmente bene che sto tornando a Bema a mangiare. Da Trento, capito? Da Trento a Bema solo per venire a mangiare da noi. Significativo. Oh, finalmente il sole, speriamo di scaldarci un po'. Oh, guarda che bello che salutano tutti, mica come quelli di prima, antipatici. Comunque siamo arrivati alla Prica, 1200 metri, e diciamo che è un po' un paesone, non è proprio il classico paesino di montagna. Sì, infatti non mi piace, troppo cittadina.
Guarda tipo col panicale. 60 anni. L'età in cui puoi permettertelo. Beh. Esatto. E prendono i cani, poi non li sanno gestire. Cioè, boh, si pianta in mezzo alle strisce pedonali ad abbaiarmi. Non piaci nemmeno i cani. Oltre che alle persone. A te piaccio perché me la dai. A me piace, muoreci. E comunque oggi mi sembra che ci sia in giro un bordello di gente. Ma sai che anche ieri mia mamma era giù da sola al bar, dalla mattina fino alla sera da sola. Fa il primo sabato che c'è gente e cioè, le ragazze non le avevo chiamate perché gli altri sabati c'era mortuorio. Guarda la Street Fighter, che bella. È bella sì, solo che costa tipo 25.000 euro. L'ho vista anche tipo ferma al semaforo, aveva anche tutte quelle dialettine aerodinamiche. Eh sì, perché a una certa velocità se no prendi il volo. Poi vabbè, il discorso che ti faccio sempre, hai 200 cavalli di moto, vai solo in strada, non so quante volte li riesci a sfruttare e soprattutto, anche se riesci, sei talmente oltre i limiti che non è che te la sequestra la patente, te la taglia con la forbice direttamente. Cioè già quando ne hai 110-120 di cavalli strada sono un'esagerazione. 6 months later. Per quanto possano essere fruibili, il motore possa essere dolce, abbia le mappature. Quando è che li usi 200 cavalli? Per fare il rettilineo dello Stelvio. Sì, a 260. È la Madonna! Che monsone! Cos'è sto vento? Ecco, tipo anche questo ad esempio non l'avrei fatto sinceramente. No, neanche io. Beh, abbiamo attraversato un piccolo pezzettino di Edolo, che è una bresciana. Adesso iniziamo la salita verso il Tonale in Val Camonica. Cioè, inizio, Luna, non lo so dove è di preciso. C'è traffico. C'è traffico sotto il ponte di Baracca. Sono ferma. Vabbè, addormentiamo il motore e aspettiamola. Con pazienza. Anche perché lei il cibo inizia ad aver fame. L'ho persa definitivamente. Attenzione! Stiamo iniziando la cronoscalata verso il Tonale e abbiamo davanti un preziosissimo Peugeot Expert che va nell'altra corsia. Ma cosa fa? Boh. Ma cosa fa? Ma doveva fare le curve? Adesso con tutto il bene che le voglio, però 56 all'ora, dove cacchio è? Possibile che non riesci a superare? Sono dei mega rettilinei. Superato uno. Attenzione, abbiamo davanti una Tiguan. Superata due. Attenzione, abbiamo davanti un Suzuki che non riusciamo a superare. Attenzione, Galafono. Questo qua in Inghilterra a fare la curva. Un altro, tac. Uè, lentona. Ho capito, c'è traffico. Minchia, ho 80 macchine davanti. Adesso le ho superate tutte, sto facendo il tornante. Attenzione, abbiamo ripreso Eros. Abbiamo ripreso, sto a 60 all'ora per aspettarti. Vabbè, fa niente, ti ho ripreso lo stesso. I ragazzi che sono venuti su ieri sera a fare l'aperitivo hanno detto che hanno fatto il Maniva. E gli ho detto, ah, quindi siete amanti del motocross? E mi fa, no, perché? E gli ho detto, ma scusami, cioè, l'abbiamo fatto l'anno scorso, sembra che hanno bombardato. E mi fa, no, vabbè, ma salire non è così brutto. Flashback. Si sta Moana è esaurendo l'impermeabilità della pelle. Che cazzo è? Porca! Ma cos'è? Guarda, c'è un fiume. C'è un fiume. Bello. La mia visiera è talmente appannata che non vedo più. Sembra di essere in pianura padana nel mese di dicembre. Porca vacca. Moments later. Che boss de merda. Magari poi arrivi su, stupendo. Porca. Bello. Meno male che abbiamo i K che sono da enduro. Sì, esatto. Occhio. Manutenzione stradale ottima. End of flashback. Sì, infatti mi aveva mandato il giro e mi ricordo che c'era incluso anche quello. Gli avevo detto, guarda che fa schifo.
Fa, no, ma a salire, dai, ci stava, era scendere che era conciato. Boh, io sinceramente, sia a salire che a scendere, me lo ricordo un colabrodo, sì. Non ci ha mandato a cagare, semplicemente era un fan storico che ci ha riconosciuto e si è fermato a salutarci. L'ho passato e ho fatto andai che è. Adesso sta andando bene a mangiare, però noi andiamo dall'altra parte, quindi vabbè. Ti danno da mangiare comunque. Sì, beh, lui... Aspetta che giro un po' adesso. Vabbè, è super più, KTM, sapete anche voi, non è merito di... Sì, beh, giusto qualche cavallo più della nostra, tipo il quadruplo. L'unica cosa brutta che non mi piace di questa moto è lo scarico.